bicicletta che io montai con il cambio elettrico. Tra le altre possibili nomine anche quella era il primo anno che lui era sindaco. In Egitto annullata in Cassazione la condanna a morte per l'ex presidente Mosca. Venne a fare l'inaugurazione di Apia e si sono fermato lì da me e mi disse, dice, ma possibile che qui a Roma c'è un artigiano come lei? E io ho detto, io vivevo a via Tor de' Schiavi numero 43 e lì vicino a noi, finita la guerra, c'era un carabiniere che aveva la bicicletta, che all'epoca i carabinieri andavano in giro in bicicletta, una bicicletta 28 da uomo, no? Quando lui tornava a casa con questa bicicletta, la lasciava fuori di casa. E noi da bambini, io insieme agli altri amici miei, prendevamo questa bicicletta di nascosto e ci cominciavamo a salire sopra. L'emozione più grande è stata quando ho preso in mano questa bicicletta, che era molto più grande di me, e non riuscivo a salire, non sapevo in che maniera. E sono stato lì mezz'ora, tre quarti d'ora, non mi ricordo quanto tempo. Dove dobbiamo andare? Fatto. Finalmente sono riuscito a entrare con la gamba dentro al pedale destro e poi alzandomi piano piano, e però cadevo, rimontavo, cadevo, rimontavo. E dopo 3-4 giorni riuscivo ad andare in bicicletta sotto canna, portando pure il manubrio che per guidare la bicicletta. Avevamo qui una squadra che si chiamava US 100 Celle, che praticamente facevano una scuola di pulcini, no? E io, siccome ci piaceva giocare pure a pallone, andammo a segnarci per fare i pulcini. Bisogna assolutamente imparare ad andare in bicicletta, perché portarla a mano è una fatica bestiale. In questo provino che lui mi ha fatto fare a me, lui si è messo in porta e praticamente a me mi ha messo sul dischetto del rigore e mi tirava la palla come quando uno gioca a biliardo, no? Mi tirava la palla e poi mi diceva, guarda, tirami in porta. La prima volta mi ha tirato la palla, io ho tirato in porta col destro e il pallone è andato a finire sopra la traversa. Questo è successo per 3 volte. E tutte e 3 volte il pallone è andato sulla traversa. E allora mi ha detto, senti, questo non è per te, lascia perdere perché il pallone non fa per te. E sono rimasto deluso da quel fatto. E allora ho cominciato con la bicicletta. Non avevo una vita, forse di quartiere, cioè il fatto di condividere degli spazi all'esterno con altri bambini, delle cose. Ho fatto molto poco. Che io mi ricordi non c'era nessuno che andasse in bicicletta al contrario di me. Papà mio, siccome vedeva che promettevo, mi fece una bicicletta buona. E la prima bicicletta che io ci ho avuto è stata una Cinelli. Comprò questa bicicletta e la pagò 63.000 lire. Che mio padre, siccome lavorava alla Steffer, prendeva 20.000 lire al mese. Perciò ci sono voluti 3 mesi di papà mio di lavoro per comprarmi la bicicletta. Non lo conosco personalmente, e temo di non conoscere i dettagli della sua carriera. Ho fatto le gare fino a livello dilettantistico, poi quando ho visto che praticamente c'erano 6-7 persone che erano più forti di me,
ho capito che la bicicletta non era più per me e me ne sono andato a lavorare. Sono andato a lavorare e sono diventato un tornitore meccanico. In realtà conosco solo quello che mi hai detto tu, che mi hai raccontato tu. La costruzione della bicicletta viene da molto lontano. Mi piace molto l'idea che sia lui a cercare, a provare di insegnarmi ad andare in bicicletta. Tu immagina che io sono, si può dire, io avevo 3 mesi quando sono venuto a abitare lì, vedi, lì, quella via Tor de Schiavi. Sì. Al numero 43 ci stavamo noi. E qua ci sono da 4 anni. Io ci sto dal 1938. Mi ci sta un po' più lento. Qui non c'era niente, sai che vuol dire? Niente, 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 tutto, tutto prato era. C'era sulla pista questa che ci atterravano gli aerei. Voi fate? Andiamo su che c'è un po', a venire giù c'è un po' di discesa. Tu guarda come si sta bene qui dentro. Ma sapete, io qua campagna. Non c'ero mai entrata, io abito dall'altra parte. Un nostro amico, che poi era un costruttore, è tuttora un costruttore, chiamato Cicci Bonfili, si è comprato una bicicletta da Chiappini. E poi la sera veniva qui da noi, siccome facevamo un circoletto qui, amici si ritrovavamo, no? E praticamente lui decantava tanto sta bicicletta e praticamente diceva che le biciclette nostre non valevano niente perché lui c'aveva sta bella bicicletta che l'aveva pagata un sacco di soldi, tutte queste cose qui. A quel punto una sera mi ha infastidito sto fatto e gli ho detto a lui, davanti a tutti quanti, gli ho detto: vabbè, ma che ci vorrà fare una bicicletta? Allora lui mi fa, dice: ecco, sempre il solito sparone se hai te, a me. Io ho detto: vabbè, scommettiamo che io faccio una bicicletta. Però che è successo? Che io la sera dopo sono passato da Mario da Lazzaretti, dal Sanremo, sono andato lì e mi sono andato a comprare una serie di tubi per fare una bicicletta. E quando io sono arrivato a casa e mi sono messo con questi tubi in mano, ho detto dentro di me, ho detto: mamma mia, che ho fatto? E mo come faccio? E mo come non faccio? Però, siccome l'esperienza meccanica che io avevo acquisito lì al laboratorio di precisione, ho fatto in modo e maniera di trovarmi un localetto qui a Via dei Glicini in cui ho allestito una piccola officinola. Adesso non sto a raccontare tutto quanto, però per fare sto telaio ci ho messo 8 mesi. C'era un corridore qui da noi che si chiama Sergio Placidi, lui era dilettante a quell'epoca. Io ho montato questa bicicletta, questo telaio, senza nemmeno verniciarlo. Scendi, scendi dalla bici. Gli ho detto: guarda, tu mi devi provare questa bicicletta e mi devi dire come va. Siccome all'epoca si poteva andare su raccordo anulare, lui si è allenato su raccordo anulare con questa bicicletta e ha fatto più di 120 km. Quando è ritornato era tutto entusiasta. Perché? Perché la bicicletta andava dritta, perché la bicicletta andava senza mano, perché la bicicletta l'ha trovata scattante. Vai, 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 vai tranquilla, vai tranquilla. Te lascio, eh. Leva i piedi. Vai. Brava, brava.